Sono nato in Calabria, a Catanzaro, 1959. Mio padre ha tirato su paesi interi con la sua azienda, ha fatto lavorare centinaia di persone. Io lo guardavo e lo ammiravo. E a 23 anni sono entrato ufficialmente in società con mio padre. Non c'erano in tutta la Calabria aziende come le mie. Dopo i primi appalti a Mongiana, in Calabria, mi ero spostato nelle altre regioni d'Italia. E quando cadde il muro di Berlino andai in Germania, nell'ex blocco sovietico. Perché lì c'era un mondo che nasceva. C'erano appalti, lavori, possibilità, la gente mi voleva bene. Tutti mi cercavano. La mia azienda dava lavoro in un territorio che aveva estremamente bisogno di muovere l'economia. E io ero felice di creare lavoro per la mia terra. A Satriano, in provincia di Catanzaro, alcuni uomini armati di fucile con il volto coperto si presentarono nei miei cantieri, mettendo in fuga tutti gli operai. I laterizi li è andato a prendere da questo e tutto il ferro che vi giova da quest'altro. Masciari, raccomando. Se non pagate, vi bruceremo tutto. Avete 48 ore. Guardate che se toccate una sola delle mie macchine, è come se toccaste me direttamente, sappiatelo. Perché loro venivano, chiedevano e pretendevano. Diedero fuoco a una nostra macchina sotto casa, ci svegliamo nel cuore della notte, eravamo impressionati e in quelle fiamme che vedevamo dall'alto ci sembrava di vedere bruciare tutta la nostra vita. Questi non sono tempi per fare quello che si vuole, ma ci mettono sotto a tutti, a te manco ti vedono. Rifiutai ogni loro richiesta, non pagando nulla, neanche una lira. E decisi che avrei trovato il modo per denunciare. Signor Masciari, qui il rischio per la sua famiglia si sta facendo troppo alto. Dobbiamo allontanarlo. Non pensavo che denunciare volesse dire essere allontanati, perché quello che volevo era rimanere a casa mia, continuare a fare la mia vita. Dovevamo abbandonare la Calabria ed entrare nel programma speciale di protezione. Vivevamo come fantasmi. Le nostre giornate passavano in una sorta di prigionia nel mezzo della campagna. La prassi era questa. Ogni spostamento ci veniva comunicato con pochissimo anticipo. Un'altra fuga, come se fossimo delinquenti costretti ad abbandonare un nascondiglio segreto. Poco dopo un'altra macchina ci affianca. A bordo c'erano tre persone che in quei momenti lunghissimi mi guardarono diritti negli occhi. Caposcorta, questi mi stanno guardando. Caposcorta, questi mi hanno riconosciuto. Questi sono segnali. Sono a Crotone, da solo, registrato con il mio nome e cognome. Non ho denunciato un delinquente qualunque. Chi denuncia non deve essere isolato, perché l'isolamento significa la sconfitta, significa la vittoria delle mafie. Non dovevamo essere noi ad andarcene. Devono andarsene via loro, dalla nostra bellissima terra che gronda sangue e ci sta chiedendo aiuto. Chi è?